Ma io cercherò quale. Noi abbiamo tra l'altro tutta questa documentazione chiaramente, anche perché si lavori, io ho finito 20 minuti fa di sistemarli. Li manderemo ai giornali, chi li vuole senza problemi, sono pubblici, quindi come quello che da tempo diciamo, è importante che le notizie vengano diffuse, non per spaventare, ma proprio perché l'informazione aperta risolve i problemi, nel senso che quando le cose vengono nascoste uno pensa male. Io qui dico pensare male, si tratta di pensare male. Tra l'altro pensavo, spero qualche volta di venire qua a poter parlare col sindaco di cose buone, nel senso che ormai sono qua presente, ogni volta devo parlare di disgrazie. Poi qualcuno dirà questo porta sfiga, non ho proprio intenzione di fare questo, però mi sono trovato coinvolto, mio malgrado, in questa situazione. E c'è questo ebreo, qui ci sono 19 tavole, però cercherò di, poi ve le faccio vedere veloce, se ci fosse lì che Paolo, posso parlare da quello, che riesco a comandare anche, se riesco a comandare da quello e riesco anche a lavorare. Non c'è più, scusa. No, c'è però non riesco. Ce l'abbiamo qua. Allora, tanto per capirci, se guardate bene, cioè noi abbiamo racchiuso tutta questa zona qua, quindi questa zona qua copre, per chi non lo sapesse, questa zona è il lodo, sostanzialmente il lodo vicino a Sica, Pipì e dove c'è le pompe di smaltimento di Siderodi. Qui da quest'altra parte siamo, tanto per capirci, nella zona del cimitero, quindi la strada che va per Mirto, e qui c'è la scala dove c'è la mensa. Questa è la strada cosiddetta di Lamia Caldara, quella che è la Macri, questa zona qua, e successivamente questa è la 106. Qui noi abbiamo cercato di coprire tutta quest'area. Quindi una parte di quest'area, così adesso fatto questo ragionamento complessivo, noi siamo andati a ragionare su due aspetti. I dati che avevamo inizialmente, che ufficialmente ho provato, si sono pubblicati sull'APAGAR, però sti giorni nessuno di noi ha avuto tempo, non li ho visti ancora pubblicati, ma potrei sbagliare anch'io. Quindi i dati su cui noi abbiamo sono quelli che sono stati consegnati a Silo, quindi sono dati nel senso reale, non è che ci siamo inventati noi, questo deve essere chiaro. Quindi sono dati che noi abbiamo preso dai dati chiaramente che ci si vede per ragionare. Allora, i dati iniziali di questi partiti erano tutti concentrati in questa zona. Quindi in pratica, quando noi siamo andati a vedere questi dati, normalmente la SICA, essendo obbligata per legge, per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale, a fare dei controlli, gli avevano chiesto un 20 prescrizioni, se è ben chiaro, di cui alcune aveva deciso che non erano compatibili economicamente e alcune erano soggette. Tra quelle che aveva attuato era quello di mettere dei piezometri all'interno della sua area, che noi ancora non siamo riusciti a capire qual è la zona, ma presupponiamo chiaramente che avrà circondato tutta l'area. Abbiamo chiesto l'altro giorno alla Gardile se ci poteva dire quali sono i pozzi dove fossero dislocati, non ci sono stati dati. Quindi noi presupponiamo chiaramente, questa è la Sica, questa qui è la Sica, se vedete qui, la parte scritta centrale, questa zona qua. Quindi chiaramente saranno inseriti qua. Queste frecce che mettiamo noi non sono i punti della sigla, ma sono tutte queste frecce, sono quelle che abbiamo fatto noi, deve essere chiaro. Quindi queste puntine significano i pozzi dove noi siamo andati a fare l'analisi, insieme chiaramente all'osservatorio. Dove la sigla ha prelevato in questa piccola zona in cui è concentrata la fabbrica, che Sider non la conosce, non sappiamo, ma presupponiamo che sia su tutta l'area, circondata tutta l'area, è una supposizione. È una cosa reale, chiaramente. Ecco, quindi i primi dati che abbiamo avuto è che io da quel poco che ho capito, il 14 ottobre c'è una lettera per cui molto probabilmente l'autorizzazione della regione alla SICA per avere l'autorizzazione integrata ambientale, perché fino a settembre la SICA era stata bloccata due volte, quindi in pratica la prima volta a luglio in attesa di questa autorizzazione. Poi avevano richiesto una riapertura perché nella riapertura in quanto era rimasto del materiale all'interno del reattore. C'è un materiale tale, mi disse in glicole, quindi non andiamo adesso sui termini tecnici, che dicevano è pericoloso se restava all'interno di questo reattore.
A settembre ha chiesto una nuova riapertura, gli è stata concessa per smaltire questo materiale, in attesa di andare a vedere la pratica. Per cui presupponiamo che fino a settembre era stata, diciamo, almeno sospesa. A ottobre c'è una lettera che fa riferimento a una determina del direttore generale, e quindi fino a ottobre in qualche modo la produzione della SIC era stata sospesa. Chiarisco un aspetto, ci sono due linee di produzione. Ufficialmente la SIC produce polimeri acrilici per cemento e calcestruzzo. Una prima linea prepara i polimeri acrilici e poi sospendono la produzione, riprendono l'altra linea e fanno il prodotto finale, che è quello realmente che lo utilizzano. Loro per anni dicevano che siccome il ciclo d'oro unico non era necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, che era da 1900, dal 2006 che sta produzione andava avanti, e dicevano non è necessaria questa prescrizione. Io so, avendo visto i documenti, che in quest'ultimo frangente la regione si è irrigidita e ha detto fin quando non ci sono tutti i controlli non otterrete l'autorizzazione integrata ambientale. E adesso l'hanno ottenuta. Dopo questi fatti, adesso ci ha detto la dottoressa Cardile che questa autorizzazione interambientale è stata sospesa, non è stata eliminata, è stata sospesa. Quindi dopo questi fatti è di nuovo sospesa, credo, la linea di produzione, quella cosiddetta pericolosa, della parte iniziale, i preparati di polimerabilici. Questo per dormire. Fatto questo controllo sono risultati dei valori che anche loro stessi, il sindaco lo può confermare, quando ha visto questi dati, che chiaramente dimostravano se fossero produzioni loro, se fossero sostanze che provengono dalle loro produzioni, e poi ci ragioniamo, chiaramente questa fabbrica è incompatibile per il territorio. Però qui dico se fossero materiali che escono dalla loro produzione, e questo è da verificare. Stiamo parlando del 29 novembre 2016. A gennaio, 30 gennaio, l'AFAG, di fronte a questi fatti, chiaramente dati inviati alla regione, l'AFAG ricontrolla negli stessi 7 piezometri messi all'interno della SIC i dati. La cosa strana, la produzione era ancora attiva, se ben chiaro, poi vi spiego perché, i dati sono in alcuni casi raddoppiati, in altri casi addirittura triplicati. Quindi dati SIC 29 novembre, io non sto accusando la SIC, se mi chiamano gli elementi, quindi per evitare discussioni non è questo. 29 novembre, 30 gennaio, i dati sono aumentati. Chiaramente questi dati sono stati inviati anche alla Procura della Repubblica, sono stati inviati al Sindaco, quindi a tutti coloro che sono di competenza. A questo punto l'idea che ha avuto l'Alfa Regione è di andare a verificare se questa sostanza fosse stessa nel territorio. Quindi, e sostanzialmente consigliati dal comune e anche da noi che conoscevamo quella zona, perché molti sono di Fantanizzi, siamo stati andati a individuare sostanzialmente i primi pozzi, ma sostanzialmente avevamo coperto quasi tutta la zona, ne abbiamo preso tutti i pozzi, sia dalla parte del, diciamo, sia dalla parte del torrente Lodo. C'è un unico pozzo che è dove ci sono sostanzialmente la produzione e vendita di laterizi della ditta Agostino. È l'unico pozzo che c'è da quella parte. Abbiamo preso poi i pozzi vicini dall'altra parte, però abbiamo anche coperto, tanto per capirci, un pozzo vicino che è dove c'è la revisione auto, tanto credo non c'è niente da nascondere, e abbiamo fatto tutta quella zona vicino dove è stato possibile. Abbiamo fatto pure la zona dove ci sono le fabbriche, compreso l'area della BP, e avevamo individuato 14 pozzi, 12 siamo riusciti a farli, 2 non li abbiamo fatti, uno perché era vicino a un altro, distanziavano di nemmeno un metro, forse più o meno un metro, e quindi era inutile farlo sulla stessa linea. E un altro perché il proprietario diceva che aveva problemi per farci accedere, nel senso che doveva chiamare un idraulico che ci avrebbe un'altra volta ci avrebbe consentito. Questo è stato il discorso. No, un po' strano, però prendiamo questo, la sua giustificazione. Non era poi importante, nel senso che la stessa che ha detto, tanto dobbiamo ritornare, in effetti. Abbiamo fatto, così ce l'abbiamo, il controllo sui pozzi è stato fatto sull'acqua che usciva dai pozzi, che usciva, quindi guarda, se c'era un rubinetto che tirava l'acqua, sostanzialmente tutti sono a motore, si prendeva dall'uscita del rubinetto, non si andava in fondo.
È questo che la Cardirola ha verificato, lo dico sinceramente, siccome l'hanno presi in fondo dove gli elementi si depositano, è necessario fare un nuovo controllo, però gli serviva una prima verifica per capire la realtà. Di concerto, come ha detto Arturo, ha proprio detto proviamo di allargare le zone. E l'altra zona che abbiamo visto sostanzialmente, per chi conosce quella zona, siamo andati in parte sotto la ferrovia, quindi i pozzi che abbiamo fatto sostanzialmente sono questi qui, sotto questa zona qua, scusate, la vista della vecchiaia sono questi pozzi, quindi tutta questa zona qua, abbiamo trovato questa zona qua, che sono i pozzi sotto la ferrovia, per vedere se si era diffusa. Più chiaramente qualcuno è andato nel pontile, dobbiamo fare ringraziare per chi è andato, e poi se andate a verificare il pozzo dove c'è la mensa, che è questo, e poi siamo andati a vedere qualche pozzo, tipo quello che vi ho detto che l'acqua si può vendere a questo punto, è un pozzo vicino sostanzialmente. Quindi sono abbastanza vicini, quindi abbiamo allargato ad altri 8-9 pozzi, quindi era un modo per avere un quadro più complessivo. Come dicevo io, così adesso cerco di essere veloce e poi farò qualche ragionamento. Ecco qua, la realtà che abbiamo visto, vi rifaccio vedere veloce, poi chi lo vuole, sostanzialmente questa è la concentrazione del, poi vi dico i rischi di queste sostanze, così evito di soffermarmi. Questa è la concentrazione delle sostanze del tetracloruro di etilene. Come vedete, questa è l'area sica, in questa zona intorno alla BP e oltre non c'è niente. Andiamo avanti, credo che siano abbastanza chiare. Come al solito non sono in scala i punti, i cerchi, perché spesso è difficile, non li fanno nemmeno chi li studia, dicono più o meno, dicono da 1 a 10 questo puntino, adesso però io... Allora, questo qui è più grande, che vedete, è i famosi vitili, le cozze, quindi quello più elevato è le cozze. Una cosa che non è chiaro, nei 7 pozzi, nei 7 piezometri della SIC, i valori avevano da un minimo a un massimo, qui i dati ci sono perché voglio vederli, c'era un minimo a un massimo, noi facciamo il confronto rispetto al massimo, però è indicativo che in quella zona non c'era uno dei 7 piezometri che non superasse il valore stabilito, questo deve essere chiaro. Quindi nella tabella che ho fatto penso minimo e massimo, però non c'era piezometro in cui i dati non superassero i valori consentiti. L'altro è il trielina, credo che lo sappiamo tutti, si chiama tricloretilene, però più comunemente conosciuto come trielina. Anche questa è cancerogena, anche qui come vedete l'estensione dell'area in cui sono stati individuati i pozzi, cioè sono stati individuati nei pozzi, sono essenzialmente nell'area della sica. E gli è stato analizzato anche un pozzo quando l'ha fatto l'APA, che ha le calciamenti ionici. Ecco, la cosa strana è che il valore più vicino a quello della SIC erano quello chiaramente che si trova sostanza in pratica nello stesso piazzale, perché per chi non avesse chiaro, la SIC è in affitto nell'area della calciamenti che adesso è stata acquisita da D'Agostino, da una società da D'Agostino. Quindi in pratica i valori più elevati sono sempre in quell'area. Come vedete, in quest'area qua, BP, e nelle altre aree noi di sostanze cancerogene, non né noi né chiaramente l'Alpagal sono state trovate. Noi, quando dico noi, intendo dire Alpagal e noi. Quindi i dati non sono nostri, ma sono un miscuglio tra i dati sostanzialmente dell'Alpagal, perché quelli che abbiamo fatto noi poi le sostanze sono più basse. Quindi tutti questi valori qua, alcuni sono sotto i limiti, ma pochissimi. Su questi dati sono i dati o SICA o Alpagal. Quindi non c'è nessun dato poi di confronto, come diceva Arturo, che abbiamo emesso noi, perché i dati sono più bassi. Quindi tutti questi dati diciamo abbastanza validi. Andiamo all'altro punto, questo è il cosiddetto cloroformio. Anche qui, se vedete, in pratica troviamo sempre i mitili che si sono divertiti in questo frattempo, ma l'area comprese, questa è la SICA, sono i pozzi loro, sostanzialmente questo più piccolo e quello, come vedete, del pozzo 1, che dove c'è, allora qui c'è SICA, c'è il pozzo di controllo diciamo del calciamento, e poi c'è quello dove vendono i laterizi, questo piccolino qua. Però se vedete l'area è sempre quella, un po' più estesa di prima, ma c'è. Stesso ragione, ecco qui l'ho messo perché è una cosa strana, oltre a questi più famosi che sono tetracloruro di etileno, tricloretileno o trielino e cloroformio, c'è lì un'altra sostanza che è la stessa famiglia, sempre a base di cloro, quindi ci sono molte sostanze clorurate.
alloggi alifatici, sono tutti cancerogeni, ed è l'unico punto dove la grana, perché l'ho messo lo stagione? Perché mi sono accorto che uno simile, che forse è quella, la tabella successiva, si trova, questo è il tetracloruro, diciamo quattro, un elemento o quattro elementi, andiamo a vedere, uno ha due elementi, quindi un po' degradato, lo troviamo sotto i bottini. Cioè ieri, mentre guardavo, mi sono accorto di strano, era un elemento strano perché si trovava solo in quei posti, però il tetracloruro o il dicloro sono della stessa famiglia, sostanzialmente si dice qualche atomo se n'è andato dal reticolo ed è diminuito, no? E sono diminuiti le sostanze. Stesso ragionamento abbiamo trovato, come vedete qui abbiamo trovato il ferro, ecco la cosa strana, il ferro l'abbiamo trovato nei pozzi non della sigla. Qui adesso passiamo sugli elementi, diciamo, elementi pesanti, gli elementi pesanti di quelli che sono nell'acqua, di cui alcuni è meglio non averli, più pericoloso l'arsenico, ma l'arsenico sono stati velocemente, solo non posso superare i valori massimi. Quindi qui abbiamo il ferro, qui abbiamo, scusate, l'arsenico, c'è solo un pozzo, sono pochi pozzi, e come vedete, come al solito, non c'è nessun elemento né cancerogeno né di elementi pesanti nell'area della PP, quello che continuo a dirlo proprio perché la PP poi ne parliamo più lentamente. Stesso ragionamento, questo è il manganese, qui un altro elemento, sono anche queste qui sostanze cancerogene, però vedi qui a questo punto queste sostanze sono in un'altra zona, si potrebbe presupporre che ci sia un'altra sorgente, cioè detto tra di noi, siccome queste sostanze non sono state trovate nell'area sita, diciamo nell'area, per non sembrare che non parli solo della sigla, nell'area d'Agostino, però quell'area lì dove ci sono le altre due fabbriche, una che farà cemento e calcestruzzi, scusate, l'altro che fa le sostanze polimeri, se vedete non ci sono nell'altra area. Stesso ragionamento il tribromo metano, e sono stranamente, se vedete, sono tutte e due, sia nel pozzo 4 che nel pozzo numero 11, questa sostanza. Questa potrebbe essere, diciamo, una falda, perché stranamente hanno l'angolatura che ci diceva il geologo, se ti ricordi, diceva che è a 45 gradi. Quindi sembra che qui c'è una falda che va in questa direzione. Mentre prima era di che erano concentrati in tutta la zona, mentre questo qui sembra che ci sia una falda, potrebbe essere un'altra sorgente, quindi anche questa da ipotizzare. Stranamente questa non coinvolge la siga, quindi sono sostanze diverse, non coinvolge la siga, non coinvolge nessun altro. E quindi vedete che sono le stesse, pozzo numero 4 e pozzo numero 11. Andiamo avanti, e stessa sostanza, un'altra, vedete, ecco qui invece abbiamo il dicloreto e l'etilene che è più esteso, non riguarda sostanzialmente la sì, che è un'altra area, quindi potrebbe essere altre sostanze, altre sorgenti, altre cose. Sto per finire, poi farò qualche altro. Ecco, pozzo 4 e pozzo 11 sono insieme spesso, quindi ci sono, questo qui è il bromo di clorometano, che è questo a rischio di cancerogenicità. Poi abbiamo finito, questo qui si trova solo nel pozzo numero 13 e questo qui nel pozzo numero 13, quindi sono due sostanze che sono pozzo. Sono andato veloce, ma abbiamo una tabella con tutti i dati. Ecco, l'ipotesi che io facevo è sostanzialmente questo, adesso una informazione. Bisogna distinguere tra le sostanze che finiscono in acqua e le sostanze che vengono emesse in atmosfera e poi calano a terra. Quindi quando si dice che certe sostanze non possono essere prodotte da un'azienda è un errore di fatto, perché chiaramente ci sono le sostanze che escono come acqua, come liquido, e chiaramente vengono immesse in un pozzo. Si spera che vengano messe in un pozzo per controllate e poi eventualmente sbaltite. In effetti la SICA ha un'autorizzazione a sbaltire le acque reflue nel torrente Lotto dopo averle ripulite, e poi ci sono sostanze che sono volatili, le sostanze volatili che escono dalle ciminiere e poi chiaramente vanno in aria e poi normalmente cadono a terra, no? O perché non si volatilizzano. Tra queste sostanze a rischio, noi l'abbiamo detto quando abbiamo fatto il consiglio comunale, ci sono sostanze cosiddette composti organici volatili, e quei composti che abbiamo visto prima sono tutti composti organici volatili, quindi l'atrialina, il cloroformio il tetracloruro di etilene sono tutte sostanze che sono volatili, quindi da questo punto di vista vanno in aria e poi potrebbero tranquillamente decadere. L'altro fatto è chiaramente quando c'è il vento vanno in tutte le direzioni, quindi
la supposizione che siccome le sostanze non possono, vanno verso se vanno in acqua vanno verso sotto, è un po' labile perché chiaramente possiamo, io abito a Tonisi, non è detto come mi arrivano da Lettina, non arrivano le sostanze anche da questa parte. L'altra cosa, e poi finisco, è un'altra cosa, che normalmente queste sostanze passano una dall'altra, il tetrafluoruro di etilene può diventare dialene, può diventare un'altra sostanza, per cui a rischio sono sostanze tipo il PVC, policloruro di vinile, che è ancora più cancerogeno, è una sostanza che produceva una marghera che ha creato grossi casini. Finisco, poi riprendiamo il discorso sulla BP successivamente. Come si formano queste sostanze? Queste sono tutte sostanze clorurate. Quando si potabilizza l'acqua con lo cloro, siccome l'acqua non è pura, ma ci sono tutte queste sostanze presenti nell'acqua che la renderà anche potabile, sia ben chiaro, quando il cloro entra nell'acqua, se c'è presenza di quegli altri elementi si formano. Quindi in qualche modo o escono o si formano. Quindi potrebbe essere anche la causa che qualcuno butta, dopo aver ripulito con varie sostanze chimiche, vasche, piscine o produzione varie, le cose. Io vi dico che la SIGA ha un prodotto che si chiama, loro chiamano biocida, a base di cloro esiste. Questo lo dico, questo non significa niente, l'informazione devono darsene loro, credo che sia un problema della SIGA o dell'ARPAC a dimostrare che dalle loro ciminiere, dalle loro acque sia tutto pulito, però al momento l'unico dato certo è che solo all'interno di quell'area sono state sostanze molto pericolose. Non significa niente, questo lo dico, bisogna verificare dove è la società. Grazie. Mi ha fatto ritornare al tempo in cui studiavamo chimica a scuola, per cui però adesso bene l'idea. Io devo dire la verità, quando ho esposto il problema delle sostanze che sono state trovate nelle cozze al pontile, a un certo punto poi ho dimenticato di dirvi i valori che sono stati trovati, perché la preoccupazione è sorta proprio da questo, perché noi abbiamo trovato il cloroformio a 72 quando il limite dovrebbe essere minore di 0,1, e poi il dicloroetano che è a 15 e anche questo dovrebbe essere a minore di 0,1 i valori di limite. Arriva alle cozze, stavo parlando delle cozze. Poi invece il tetracloroetilene a 4,80 con un valore limite di 5, quindi capite che accumulazione, quindi significa per certi versi, immaginiamo che sia una cosa che accumulano da tanto, non è una cosa di un accumulo diciamo di poco tempo. Invece il tricloroetilene a 125 e anche questo ha un limite di 0,05. Questo per quanto riguarda gli elementi in acqua. Invece sul sedimento il limite sarebbe di il sedimento, che è quello che dovrebbe mantenere più memoria, il massimo permesso sarebbe di 90 mg per microgrammi per litro. Quindi questa cosa ci ha fatto preoccupare e siamo subito andati dal sindaco per dirgli di questa situazione. Adesso più o meno avete idea di che cosa sta succedendo e di che cosa abbiamo messo in atto e vogliamo mettere in atto e cosa cerchiamo di stimolare per dare un po' di pace a questo territorio che ha pagato un prezzo alto sul campo ambientale. Ora, a questo punto direi, se c'è qualcuno che vuole... Scusate. No, una cosa così c'è ben chiaro, i dati voi non li leggete, noi li abbiamo davanti. I dati rivelati dal SICA-ARPACA, allora così ci capiamo, valore limite individuato dall'analisi della SICA, allora il valore limite è 1,1, il valore più alto è stato 143, quindi più di 100 volte maggiore, a gennaio è diventato 328, lo stesso valore nelle cozze 480, così avete un riferimento, adesso vado a memoria,
La zielina, un limite sempre 1,15, quindi siamo sempre a quei livelli. Il valore più alto rilevato dalla SICA era 21,50, successivamente l'Alpagal era arrivato a 30. Il cloroformio, il limite è 0,15. Il valore rilevato dalla SICA era 35, qualcosina, quindi significa 120 volte maggiore. Stesso ragionamento, rilevato dall'Alpagal è quasi 60, quindi significa 240 volte. Scusate, sì, 40, 60 per 6 sono più di 200 volte. Quindi sono quasi 350 limite maggiori di quello necessario. 0,15 è un sesto, un settimo, quindi vengono dei valori assurdi. Questi sono i dati che abbiamo. Roberto, scusami Franco, però per correttezza dovresti dire pure i valori che sono usciti poi sulla falla attiva, paralleli a quelli che ha fatto l'Arpica alla prima volta, perché lì sono scesi, cioè parli del massimo e pure riferiti alla falla, quando è stata fatta la falla, perché sono scesi tantissimo qua, come diceva Arturo. Non sugli stessi pozzi. No. Di lato, però c'erano sì, quasi attivi, perché stiamo parlando che sono scemati tantissimo poi dopo sì, la cosa che vi avevo detto, che abbiamo notato che nel tempo c'è stata un'impennata in alzata quando ha fatto le analisi l'Arpacal la prima volta, poi c'è stata una discesa per quanto riguarda le seconde analisi che ha fatto l'Arpacal, e sulle analisi che abbiamo fatto noi andava ancora di più scemando, quindi vi avevo detto che probabilmente si trattava di una fonte che a un certo punto si è bloccata e non ha continuato. Prego. Ma i valori sono su due, se ho capito bene, su due o tre, come si chiamano? Analisi. No, non due o tre pozzi, due o tre elementi. Scusa, senza perderci nei dati, c'è un riferimento, là ci sono sostanze cancerogene e la questione non è stata accertata da Franco, da Arturo eccetera, che hanno portato dati suppletivi per cercare di accelerare il processo di individuare la causa. Sono state accertate da quello che è la struttura ufficiale, dall'Arpacal, che è venuta a esaminare. Ma al di là di dove sono, il problema è questo, che ci sono sostanze cancerogene. Io volevo solo dire una cosa. Sì. I valori sono 2-3, mi sembra che sono esponenziali rispetto a 2-3 elementi. Per fortuna. Ma guarda che sì, sono elementi cancerogeni quelli. Sì, no, stavo dicendo tutto questo. Voglio dire, credo che per la lavorazione di quel materiale lì non lo so, guardi, aspetta, guarda, ma noi non possiamo avanzare nessuna ipotesi, un fatto è certo, l'unica certezza è che l'Arpacal là ci sono sostanze cancerogene, confermata anche sull'analisi delle cozze, fatto più grave. Adesso siamo alla ricerca della fonte. Il dato che emerge chiamiamole non analisi ufficiale, queste che hanno fatto loro, di questa diminuzione, sta a indicare, può darsi che ci sia qualcosa che si sia svuotato, può darsi che chi alimentava smetteva di fare, però un fatto è successo, che queste sostanze cancerogene sono finite là sotto. E la cosa più grave è che queste sostanze passano sostanzialmente nelle uova delle galline, con molta facilità, questo ci hanno spiegato, e nei pomodori se si vanno ad irrigare la produzione dei pomodori, questo è il risultato. Noi non intendiamo fare processo a nessuno. La cosa, com'è partita? Io ho avuto diverse visite dal comitato di Pantanizzi per la questione dei tumori, visite nel senso che venivano gli amici, ma non vi dichiaraci. Franco, venivano sempre, no? Poi Arturo aveva una convenzione con noi come comune che di cui ha parlato lui stesso. Quando è venuta la dottoressa Cartile, che è la responsabile, la chimica dell'Arpacal della Reggio Calabria, è venuta a riferirmi, guarda che noi abbiamo fatto le analisi su 7 piezometri che la SICA ha costruito su indicazione dell'assessorata e sono venute fuori queste cose. Questo è un fatto preoccupante. Allora abbiamo fatto immediatamente a riunione con l'assessore regionale
qua le devo dare atto che è stato molto sensibile e la sua sensibilità la sta mantenendo, perché noi avremo, l'ho già avvisato in un'altra riunione lunedì con i geologi e tutte le altre cose. E cosa stiamo facendo? Il primo passaggio è fare un piano di caratterizzazione di tutta la Subalpia per cercare di vedere, di individuare la fonte, l'origine. E anche il fatto che si sia attenuata è un dato sul quale bisogna riflettere, perché qua o qualcosa era nascosta, si è rotta, si è svuotata ed è finita, o qualcuno che lavorava e metteva non immette più. Quindi qua c'è, perché lo fatto è certo, le sostanze c'erano e le analisi sono state fatte, le fatte non erano sbagliate. Questo è il concetto. La riunione è giusta, sollecitata dagli amici che sono qua. Non mi nascondo che io l'ho accettata subito, perché noi ci troviamo in una posizione di questo tipo. L'altro giorno la cartella, quando è venuta, diceva: voi avete una bomba sotto i piedi, ma mi pare che se lei non si era accorti. Noi non vogliamo allarmare, parliamoci chiaro, però vogliamo informare di quello che c'è sostanzialmente e di quello che stiamo facendo, perché è il nostro dovere farlo. Questo è l'obiettivo di tutta questa questione. Certo, ci aspettiamo l'aiuto, perché abbiamo spiegato che questa benedetta acqua, intanto si sta facendo confusione. Arturo ha spiegato sull'acqua potabile, perché sono venute persone giustamente a dirmi, dice: ma scusate, l'acqua potabile è inquinata, non facciamo confusione. L'acqua potabile che stiamo tenendo sotto osservazione per adesso è tranquilla. Il problema è della valle, ma della valle significa che non possiamo lavare verdure, che non possiamo innaffiare per prodotto, non possiamo, per produzione agricola, non possiamo fare tante cose con quella falda di quel tipo. C'è l'altra falda dove c'è l'arsenico, che adesso accerteremo con tutte queste indagini che stiamo facendo. È chiaro che vorremmo venire fuori con una cosa compiuta per sapere, per continuare a tenere sotto controllo la situazione in questa terra, perché sennò non si può andare. Dovete pensare che la Capitaneria mi ha chiesto stamattina la cosa dell'analisi, perché la Capitaneria è preoccupata pure, perché se tocchi il mare cominciano a essere preoccupate loro. Io non vorrei uscire con un divieto di balneazione per sostanze cancerogene a mare per quest'estate, perché ci giochiamo tutta l'estate, tutto il turismo, quel poco che c'è qua da noi. Quindi è una questione molto seria che va pesata. Se ci sono suggerimenti, senza fare allarmismi su cose dove non c'è, perché le analisi, le osservazioni e i dati che hanno raccolto sono veramente una griglia molto stretta per sapere quello che c'è e quello che non c'è. Però è bene che sappiate che c'è questa situazione. Da quanto tempo? Non lo sappiamo. Sta scomparendo? Ce lo auguriamo. Però se scompare, qualcuno l'ha messa e da qualche parte deve venire. Non è che un patraterno da sopra ha detto vai per 2 giorni o 3 giorni, e questo lo dobbiamo accertare, perché certamente se ci preoccupiamo, certamente la fonte scomparirà, o in un modo o nell'altro scomparirà, se ci preoccupiamo, se stiamo allerta. Se non stiamo allerta, dice mia, ce la troviamo in casa nell'acqua potabile magari nel futuro. Comunque, se c'erano domande, fatele per cortesia, anche per l'aiuto che potete dare, per le notizie che avete. Per evitare poi confusione, io non sto dicendo che la siga sta, perché non ho gli elementi. Io ho dato i dati che ci sono. Se qualcuno da novembre a gennaio, in cui è stato un notevole incremento di queste tre sostanze cancerogene, c'è stata un'altra, ebbene un'altra notizia che mi è sfuggita. Quando è venuta la signora, sono venute quelle della SICA per dire: guardate che è successo questo e queste sostanze non sono compatibili con quello che noi usiamo, dice la SICA. Noi abbiamo fatto fare all'ARPACAR la comparazione anche con tutte le analisi ufficiali, quelle che si sanno, di quello che è ancora stoccata la BP. Perché la BP non dobbiamo dimenticare che abbiamo 900 tonnellate di roba che deve essere rimossa, speriamo che questa sia la volta buona che si rimuova questa questione, però abbiamo l'analisi chimica ufficiale per quello che si è visto. È fatta la comparazione anche con quelle analisi, se le analisi sono attendibili, a meno che non ci sia qualcosa di diverso che non è stato analizzato.
queste sostanze che si trovano sotto non sono compatibili né con i depositi della BP, di quello che si è visto, di quello che noi hanno mandato attraverso l'analisi ufficiale dalla regione, e né con quelle che diceva SIC. L'osservazione che fa Franco, scusa se te, lui fa un'osservazione che è intelligente e scientifica, dice molte di queste cose si possono combinare da solo, poi l'ha spiegato poco fa. Sostanzialmente, perché libera una sostanza, libera un'altra, si incontrano al sottosuolo e si formano una terza sostanza che è poi la sostanza cancerogena. Scusa, sono veloce, era solo questo. Io non sto dicendo che ci sono. Si spera che chi avesse buttato in questo dove si può estrarre, no? Ha detto le cose del torre a naso. Ci sono questi dati: riapertura, prima analisi, seconda analisi. Una questione, bisogna. Io ho chiesto, se lo vado anche tu. Il sindaco c'era anche lui, ha chiesto alla Carabinieri di rifare negli stessi piezometri, di andare a fare un nuovo ulteriore controllo. La verifica si fa in modo molto banale. Ci sono 7 piezometri, c'è anche un pozzo dove loro sono ufficialmente autorizzati a scaricare le acque, e sappiamo dove sono, c'è anche che va a finire sull'Lordo, potrebbe finire sull'Lordo, ufficialmente autorizzati, niente di nuovo. Io so che in questa fase è bloccata quel tipo di produzione, perché lo dico loro, perché la Cardile è andata a controllare, perché un giorno puzzava, siccome puzzava è arrivata velocemente ad andare a controllare se dipendesse dalla SIC, gli hanno dimostrato che la fabbrica era da 2 giorni chiusa, quindi in questa fase quel tipo di produzione non è più attiva. Una cosa molto banale, se da novembre e gennaio, adesso chiaramente, o perché chi la buttava non la butta, o perché questi non producono più, dovrebbe scendere. Mi preoccuperei se aumenta, la mia preoccupazione, nessuno continua a pensare che io voglia andare a mettere sotto sopra il paese, perché poi qualcuno pensa questo, non mi interessa niente, io sono venuto qua a godermi la pensione, mi preoccuperei se quest'estate i miei nipoti non vengono giù, ve lo dico sinceramente, ho dei nipoti di 3 anni, c'è mio figlio che vorrebbe venire giù, io a Pantanizzi non li porto, devo andare a Lodi, devo andare a Gioioso, devo andare a Lucera per farmi il bagno. Cioè, mi preoccupa questo, come mi preoccupa il fatto che questi tumori, si è discusso anche qui, e poi li prendiamo sulla BP, dico solo un'ulteriore informazione. Qui, dottor Cataldo, consigliere comunale, ha detto testualmente, voi ancora non vi siete resi conto, l'ultimo consiglio comunale, perché ancora i problemi dei tumori a Siena non sono esplosi, perché aumenteranno il tempo, non lo dico io, ma lo sanno tutti. Tutte queste cose qua, questa, come diciamo noi, che abbiamo questa percezione, ufficialmente lui è dottore, ma nel senso che i dati devono uscire, però la percezione che ci siano rischi a sederlo, e non devi chiudere gli occhi, io l'altro giorno scherzosamente dicevo, ma l'ho scritto sul 6 di sederlo, uno ha detto l'altro giorno, a me fa ridere perché a sederlo c'è un'esplosione e nessuno si muove, a San Ferdinando, per una cosa da niente, il risultato è che poi erano inquinamenti del nord e cose, hanno fatto arrivare 5-6 giorni l'assessore Rizzo della Giovanna, non perché deve dire l'assessore, perché la gente si è mobilitata, qui siamo belli tranquilli, siamo tutti tranquilli, c'è la bomba ecologica che è la BP, d'accordo? La BP, e poi la riprendiamo, la BP l'altro giorno ci ha mandato noi, grazie alla Cardina che ha chiesto di andare a visitare, è preoccupatissima, ci ha detto che in quelle condizioni quel terreno non può stare perché sono erbe, se scoppia un incendio, oltre al fatto che Pino è un altro dell'Alpica, ha sentito puzza, della famosa puzza degli anni 80, e noi qui stiamo tranquilli a discutere se c'è un valore più o meno alto, questo deve essere la realtà, cioè la gente deve abituarsi, per chiarimento le sostanze che sono all'ABP non c'entrano niente, quelle che sono all'ABP e le ufficiali della regione, con questo, a meno che non siano ricombinati, non sono trigherina, non sono tetracloroetileno, non sono cloroformio. Il dato ufficiale, le 70 sostanze ufficiali del 2003 della regione, con questo non c'entrò niente. Se poi ci sono state delle perdite, dispersioni e si sono combinate nel terreno, questo è da verificare. Ma non c'è trigherina, non c'è cloroformio e non c'è tetracloroetileno. Quello che così non facciamo conclusione. Scusate.